Franco Fracassi, dopo 6 interviste fatte a distanza con Skype, finalmente ci incontriamo di persona, è un piacere. Abbiamo scoperto tutti e due di essere molto più magri, molto più slanciati di quello che pensavamo vedendoci dal video. Dunque, l'occasione di questa intervista è il tuo ultimo libro, il prossimo libro che sta per uscire, che ha un titolo secondo me meraviglioso, perché si chiama The Italy Project in inglese. Sembra una snoberia, in realtà The Italy Project è detto in inglese perché è visto dal punto di vista degli americani, cioè come gli americani considerano l'Italia, e quindi è giustissimo come titolo. Il sottotitolo è Storia dell'eversione atlantica fra mafie, terrorismo e massoneria. Cioè abbiamo detto niente praticamente, no? Più o meno. Tu fare un libro semplice che parli, non so, della riproduzione dei coleotteri, non riesci. Magari potrebbe essere un'idea, il prossimo libro. Allora, io trovo l'argomento estremamente attuale perché lo sentiamo sempre, specialmente in questo periodo, io sento questo peso della schiavitù dell'Italia rispetto agli Stati Uniti, è una cosa che sento in tanti, che salta fuori regolarmente quando per esempio si parla di uscire dalla NATO e tu capisci immediatamente che sono cose assolutamente impossibili anche solo da pronunciare, perché siamo dentro un sistema di schiavitù e siamo chiaramente obbligati a fare quello che vogliono loro, cioè loro ci lasciano giocare nel nostro giardino finché non diamo fastidio, ma appena mettiamo fuori il naso, metti il caso di Sigonella, classico, il più famoso di tutti, arriva subito la bastonata. Come nasce questo stato di apparente libertà ma in realtà schiavitù e da quando è nato? Allora, è nato quando gli Stati Uniti sono apparsi in Italia, ovvero nel 1943, quando sono sbarcati in Sicilia. Bisogna tener conto della situazione che c'era in quel momento. Ovviamente l'Europa era occupata dai nazisti, c'era un unico fronte che era quello sovietico, gli Stati Uniti in Europa non avevano ancora messo piede, però c'era un uomo... un americano, che erano anni, anzi un paio di decenni che bazzicava e girava per l'Europa, un certo Allen Dulles, che era molto amico del Terzo Reich, molto amico di tutti i vertici del Terzo Reich, era una persona dichiaratamente nazista. In sostanza, loro cosa hanno pensato? E poi c'era anche un'altra caratteristica, questo qui era un avvocato, ed era avvocato di alcuni dei principali mafiosi negli Stati Uniti, tra cui Lucky Luciano. Allora, l'idea venuta da Dulles, ma non solamente da lui ovviamente, Dulles era il capo del controspionaggio americano in Europa, era: benissimo, noi sbarchiamo in Italia, però apriamo questo fronte, però dobbiamo fare avendo qualche garanzia, e lo possiamo fare avendo la garanzia attraverso due fronti. Uno è quello, diciamo, mafioso, e Dulles aveva una via, diciamo, un portone aperto in quella direzione, e il secondo, perché la mafia in Sicilia ovviamente aveva un peso, e il secondo è legandoci in qualche modo a alcuni ambienti fascisti, in quel caso lì della Repubblica di Salò, che possono facilitarci contatti e l'avanzata delle nostre truppe nel nostro territorio. Quindi che cosa fa? Si fa un vero e proprio accordo, un accordo con tanto di documento firmato, in cui questo accordo rientra la mafia, Cosa Nostra, all'epoca c'era Cosa Nostra, rientra Cosa Nostra sia statunitense che italiana, rientrano personaggi come Licio Gelli, che era un ufficiale della Repubblica di Salò, e poi attraverso, perché i fascisti avevano governato fino a un secondo prima, quindi avevano tutto diciamo la rete di contatti dentro lo Stato italiano, attraverso di loro lo Stato italiano, non lo Stato deviato, lo Stato italiano. Sì, il potere locale che fino a quel momento era ancora fascista. Esattamente. E questo accordo diceva: benissimo, noi sbarchiamo, ci aiutate nello sbarco, ci aiutate nell'avanzata. Dopodiché noi favoriremo una parte di chi si oppone al nazismo, cioè una parte dell'antifascismo, la parte più simile a voi, e quel voi sarebbero i fascisti, no?
perché erano le idee di Dulles, faremo quella parte lì, ma in maniera tale che quando noi avremmo occupato l'Italia, riusciremo a instaurare una forma democratica, perché questo noi vogliamo fare, noi esportiamo la democrazia, che però non è ostile alla vostra parte, perché voi sarete i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro braccio dentro l'Italia. E questo patto, tu dici, è stato scritto da qualche parte? Sì, è un patto scritto, cioè è un accordo, ed è un accordo che non, da cui l'Italia non ha mai deviato, non l'Italia deviata, non quello si parla sempre di servizi deviati, è stato deviato, no, lo Stato italiano non ha mai deviato da questo accordo. E sono quanti? Oramai sono quasi 80 anni che questo accordo esiste. Tra l'altro, chiariamolo per chi non lo sapesse, ma ormai lo sanno quasi tutti, Allen Dulles, la persona di cui parli tu, è il fondatore prima dell'OSS, Servizi Segreti Americani, e poi quello che è diventato la CIA, cioè è l'uomo CIA fino praticamente a dopo l'omicidio Kennedy. Quindi in tutti gli anni cruciali della Guerra Fredda c'è lui che controlla tutto quello che succede negli Stati Uniti e anche molto all'estero. Tra l'altro c'è una bellissima citazione nel tuo libro, che non la sapevo, Victor Marchetti, agente della CIA, che ha dichiarato: «La mafia, per il suo carattere anticomunista, è uno degli elementi che la CIA usa per controllare l'Italia». Esattamente, cosa che ha fatto per esempio all'inizio della nostra storia repubblicana, quando ci fu la strage di Portella del Ginestre, dove fu utilizzato un bandito mafioso che in realtà era uomo di Gladio, cioè bisogna sempre, cioè Gladio era questa organizzazione, C'era già? C'era. sì, beh no, Gladio come la intendiamo noi no, però esisteva la struttura, perché gli americani hanno, quando sono entrati, hanno messo in piedi la struttura. Cioè, quei personaggi lì hanno incominciato ad avere un potere grazie agli Stati Uniti d'America, già in quel periodo lì. Ok, Il quindi bandito Portella. Giuliano era un gladiatore e Gladio ha segnato. Gladio vuol dire gli Stati Uniti d'America, Gladio vuol dire la CIA. E Gladio ha segnato tutta la nostra storia, tutta la nostra storia insanguinata. Che va che paradossalmente le stragi vanno da una strage di mafia a una strage di mafia, perché l'ultima strage di mafia è quella che si è tenuta a Firenze, via dei Georgofili, passando per Falcone e Borsellino. Quindi in mezzo a queste stragi di mafia ci sono le stragi dei terroristi neri, ci sono i massacri del terrorismo rosso, ma è tutto legato allo stesso copione, tutto dentro The Italy Project. Ecco, all'interno di questo il fiore all'occhiello, al negativo, ovviamente, è l'omicidio Moro di Moro. Sì, beh, questa Esatto, credo sia la cosa l'apoteosi. Più a vistosa, eccetera, eccetera. livello mondiale, insomma, il sequestro e l'omicidio di Moro è qualcosa che si studia, credo, in libri di storia di tutto il mondo, insomma, perché non è quasi mai successo nella storia che una cosa del genere. Ecco, leggiamo un'altra citazione sempre dal libro. La gestione, dice William Bloom, storico statunitense, la gestione indiretta dell'omicidio Moro non è stata altro che uno dei 32 episodi documentati di assassinio politico eseguiti dal governo americano dal 1949 al 1989. Te lo dicono anche serenamente. È l'impunità assoluta questo. Nessun altro al mondo penserebbe di dichiarare apertamente che hai gestito in modo indiretto, no? Tra l'altro, a me viene in mente quella famosa frase che disse l'onorevole Galloni quando, intervistato un bel po' di anni fa, credo da Rai News 24. Disse a un certo punto, parlava dell'omicidio Moro, e disse: «Mi ricordo che l'onorevole Moro, 15 giorni prima di essere rapito», mi ricordo proprio testuale la citazione di Galloni, «mi confessò o mi raccontò che le Brigate Rosse erano state infiltrate da elementi della CIA e del Mossad». Io non posso dimenticare un discorso che ebbi con Moro poche settimane prima del suo rapimento. Discutevamo con Moro delle BR, delle difficoltà di trovare i covi delle BR. E Moro mi disse: la mia preoccupazione è questa.
che io ho per certo la notizia che i servizi segreti, sia americano sia israeliano, hanno degli infiltrati all'interno dell'OBR. Però non siamo stati avvertiti di questo, perché se fossimo stati avvertiti, probabilmente i covi li avremmo trovati. Presidente, mi scusi, cioè io ho un po' di memoria poca, ma insomma delle vicende di Gatti Rossi, lei ricorderà, insomma, ce ne siamo occupati per tanto tempo con la notte della Repubblica, con Zavoli. Questa non mi sembra una cosa molto nota, è in qualche modo una novità? È una novità. Che lei oggi ho ricordato proprio dei giorni che precedettero la cattura di Moro, e me ne sono ricordato proprio per le difficoltà che nei 55 giorni della prigionia di Moro noi ebbimo con i nostri servizi segreti a metterci in contatto con i servizi segreti americani per ritrovare la prigione di Moro, che non fu mai ritrovata. Mentre invece quando poche settimane dopo fu catturato dalle Brigate Rosse un esponente americano, le prigioni furono ritrovate nel giro di 15 giorni. Quindi sappiamo, praticamente per bocca di Moro, riferita da Galloni, che le Brigate Rosse, già prima del suo rapimento, erano state infiltrate dalla CIA e dal Mossad. Sì, da molto prima, dal 74. Cioè, noi pensiamo a compartimenti stagni, no? Ci sono le Brigate Rosse, poi ci sono i NAR, prima linea era un'altra cosa, poi c'è Cosa Nostra, c'è l'Andrangheta, ci sono altre organizzazioni terroristiche, c'è la Falange Armata che con la banda era uno bianca, cioè noi abbiamo questa fissazione di compartimentare le cose, mentre invece, almeno nel caso specifico italiano, è tutta la stessa cosa, cioè è un unico film all'interno del quale ci sono diversi protagonisti, che però appartengono alla stessa spectre, se uno deve semplificare. Allora, tant'è che ci sono molti episodi, episodi criminosi nel corso della nostra storia, in cui i vari personaggi che appartengono a questi gruppi differenti si mescolano tra di loro, quindi sono terroristi neri che aiutano la mafia, mafiosi che aiutano i terroristi rossi che aiutano i mafiosi da un'altra parte, non c'è una vera distinzione. Allora, per darvi un'idea di questa cosa, Morucci è l'uomo del sequestro Moro, cioè colui che comandava il comando a Via Fani, no? Lui è stato condannato, ha scontato la galera. Prima di entrare in galera ha detto, figurarsi, gli è stato chiesto che cosa farà dopo, no? e lui ha risposto, è difficile che un terrorista come me trovi lavoro, cioè non lo so, lavorerò, magari troverò qualche lavoretto quella, ma non avrò un futuro. Bene, è uscito di galera ed è stato assunto da un'azienda subito. Sapete di chi è quell'azienda? È del generale Mori e di De Donno, cioè sono i due uomini del ROS, i due uomini dei nostri servizi che sono stati responsabili della trattativa Stato-mafia. Almeno la sentenza dice che non c'era nulla di male in quella trattativa, però ha ammesso che c'è stata la trattativa, no? Seppur insomma edulcorandola. Bene, costoro sono coloro che hanno dato impiego in una società di sicurezza, quindi una società di sicurezza credo che abbia anche nulla osta, una serie di cose, poi diretta da due ex generali dei carabinieri, insomma, o dei servizi segreti. Beh, ha dato lavoro a colui che diresse il comando di Iepani. Questo dà l'idea della trasversalità della cosa, del fatto che trattativa Stato-mafia, Brigate Rosse, sequestro Moro, loro si occupavano anche, erano a Roma durante il sequestro Moro, insomma. Tra l'altro c'è una cosa anche molto più banale da dire, cioè sei responsabile del sequestro e quindi dell'uccisione di Moro, ti fai 16 ergastoli come minimo, più 4 in regalo per Natale, questo dovrebbe essere la sentenza. Invece gli è stata data una sentenza che dopo non so quanti anni erano già in libertà vigilata e poi alla fine sono usciti tutti. Quindi evidentemente per lo Stato italiano non era poi così grave
uccidere uno come Moro, bisogna dedurre questo, no? E la scorta, perché bisogna pensare che altre 5 persone sono state fatte fuori, mica solamente Moro. Okay. Altro argomentino da niente che tu tocchi nel tuo libro è il ruolo della Chiesa, del Vaticano, e lo so che viene da sorridere perché in queste cose non si sa neanche da che parte iniziare, veramente. Trovo però una bellissima citazione che mi ha colpito molto, di Marcinkus, il famoso segretario, era il direttore dello IOR, no? Sì, della Banca Vaticana. La Banca Vaticana. Non si può governare la Chiesa con le Ave Maria. Cioè, è una cosa meravigliosa. Sembra una frase tratta da un film di Sergio Leone, secondo me. Beh, è perfetta. Rapporti fra Chiesa e CIA. Ma tanto ormai sei segnato, Fracassi. Se ti devono prendere, ti vengono a prendere comunque. A sto punto sfogati. Rischia tutto. Allora, bisogna pensare alla Chiesa, c'è una parte, diciamo, spirituale della Chiesa, però è uno Stato, ed è uno Stato anche molto potente, perché è uno Stato che è presente in maniera pervasiva, grazie alla religione, in decine e decine di paesi nel mondo, molti di questi contano tantissimo. Avere l'appoggio della Chiesa fa gola a moltissime persone, e la Chiesa al tempo stesso utilizza questa sua leva per avere l'appoggio di tanti altri paesi. Allora, la Chiesa e la CIA si sono trovate in linea perché durante la Guerra Fredda entrambe volevano la sparizione del comunismo, entrambe combattevano lo stesso nemico. E quindi hanno, la Chiesa aveva un vantaggio rispetto alla CIA, che poteva essere tranquillamente presente in Europa dell'Est senza che gli rompessero le scatole, o quantomeno in forma minima, e aveva milioni di seguaci in Cecoslovacchia, milioni di seguaci in Ungheria, in Polonia e così via. Dove sono tutti i paesi. Parliamo di Chiesa cattolica, non ortodossa. Eh sì, sono tutti i paesi cattolici. La Polonia è ultracattolica, la Cecoslovacchia è cattolica, l'Ungheria è cattolica, l'impero austro-ungarico era cattolico, non era ortodosso, quindi tutto quel mondo lì era un mondo super cattolico. E quindi la CIA ha, diciamo, fatto una sorta di scambio con la Chiesa, dicendo: benissimo, io voglio abbattere il muro di Berlino. Da un certo punto in poi questa cosa è diventata molto chiara, perché fino a un certo punto Paolo VI, che pure Paolo VI veniva dai servizi segreti vaticani, è il capo dei servizi segreti vaticani, quindi non era proprio uno stinco di santo, ha aiutato a scappare i nazisti dall'Europa, però si era mantenuto, diciamo, un po' così. A un certo punto arriva Wojtyła, che invece è un fondamentalista anticomunista, vuole abbattere in tutti i modi il muro di Berlino, e lui e Reagan si trovano perfettamente a loro agio, e utilizzano tutti i canali possibili che ha la Chiesa sul territorio per poter schiantare l'impero sovietico. Gli Stati Uniti in cambio foraggiano questa cosa, aiutano in tutti i modi. E allora, qual è il modo migliore per aiutare? Scusa, mentre Reagan era presidente, Bush era capo della CIA, giusto? Sì, esattamente. Curiose coincidenze. Bush padre, Bush padre, certo. L'altro. No, l'altro non era in grado, credo. Nemmeno capo del suo orticello era in grado di. Allora, quindi, e come gli Stati Uniti aiutano la Chiesa? L'aiutano attraverso i suoi canali, cioè attraverso questo The Italy Project. Allora, bisogna pensare che la Chiesa ha, essendo uno Stato, ha una sua banca, ed essendo uno Stato, la Chiesa è uno Stato impenetrabile, il Vaticano, opaco, cioè nessuno sa esattamente come avvengono le decisioni là dentro, nessuno sa esattamente, come vengono gestite anche politicamente le cose, e la banca funziona esattamente allo stesso modo, anzi prima era una banca paragonabile a una banca delle Cayman, delle Bahamas, era una banca in cui non si potevano conoscere i correntisti. Addirittura? Esattamente, cioè nessuno poteva, allora Gotti Tedeschi, che è stato uno dei presidenti dello IOR, quindi, quando venne nominato, gli si avvicinò il cardinal Bertone, credo non vuole sbagliarmi, e gli disse: lei gestisca tutto quello che deve gestire, ha dei correntisti che hanno dei numeri cifrati, eccetera, eccetera. La cosa importante è che lei non, non,
non vada a vedere a che cosa corrispondono i numeri cifrati. Cioè, se lei scopre chi sono i correntisti della banca, ed era il presidente dello IOR, se lei scopre chi sono i correntisti della banca, a 35 minuti, gli diede questo tempo, 35 minuti per mettere in salvo la sua famiglia. Questo come lo sappiamo noi? Perché la raccontavo con i tedeschi. Ah. Fonte primaria, sicuramente. Quindi, che è una cosa assurda, cioè una cosa del genere la pensa appunto nel, non so, James Bond, cioè queste cose, la Spectre, cioè queste cose assurde, no? Lei ha 20 minuti Bond per salvarsi, e, no, è più o meno una cosa del genere. Quindi immaginate questa banca super segreta, e in una banca super segreta vanno a nozze tutti i malavitosi del pianeta, cioè è una banca che riciclava il denaro di tutte le mafie, le mafie di mezzo mondo, riciclava il denaro sporco della CIA, dei nostri servizi segreti, e riciclava il denaro del traffico di armi, di tutti i traffici più immondi. E allora gli Stati Uniti dice: benissimo, noi allora facciamo finire in questa banca dei soldi che vengono dal nostro circuito, quindi mafia, i soldi della mafia, i soldi della corruzione, l'hanno fatto attraverso il Banco Ambrosiano, che faceva parte, il Banco Ambrosiano era un tassello della massoneria, perché come ho detto nel titolo, la massoneria ha un ruolo, fino adesso non abbiamo parlato, ma la massoneria è il collante di tutto quanto questo. Quindi c'era quest'uomo, Gelli, che comandava una serie di personaggi, tra cui c'era Calvi, che era il presidente del Banco Ambrosiano, che lo comandava a bacchetta sostanzialmente. Quindi il Banco Ambrosiano, che aveva in pancia i soldi della Banda della Magliana, di Cosa Nostra, di un sacco di cose, prende questi soldi e li dà allo IOR. E lo IOR con questi soldi finanzia Solidarność, che è il sindacato polacco dei cantieri navali di Danzica, che dà la spallata al governo polacco e al muro di Berlino. Solidarność è stato proprio il pezzo di legno che si infila nella diga per farla saltare. Ovviamente poi ci rimette, perché ci rimette Calvi, cioè Calvi ha dato questi soldi. Questi soldi non sono mai tornati indietro e lui si è trovato impiccato sotto un ponte per volontà di Cosa Nostra. Cioè, ci sono dei processi, hanno ammesso insomma che l'hanno fatto fuori perché i soldi indietro non sono tornati e quindi l'hanno non ha avuto scampo, diciamo. Il concetto che hai detto prima, la massoneria è il collante di tutto. Sì. Come si concilia col fatto che abbiamo a che fare col Vaticano? Cioè apparentemente, ufficialmente, fra Vaticano e massoneria c'è una guerra assoluta, o fra Chiesa e massoneria. Evidentemente non è così? Sì, dipende, nel senso che dipende dal grado di spiritualità dei vari prelati, e il Vaticano ha una sua massoneria, ha anche degli ordini che funzionano un po' come massoneria, l'Opus Dei è uno di questi, e quando Wojtyła diventa Papa, si porta presso l'Opus Dei, cioè l'Opus Dei che era, diciamo, una confraternita, che lo si chiami così, provinciale, regionale, insomma, stava in Spagna, stava in Portogallo, insomma, non è che si allargava più di tanto, lo fa diventare una vera potenza mondiale, perché capisce la forza di quella cosa lì, è in sintonia con le sue idee, perché l'Opus Dei è frutto del fascismo spagnolo di Franco, quindi c'ha un anticomunismo viscerale dentro, ha anche una certa forma di anticapitalismo come ce l'aveva Wojtyła, nel senso che è tradizionalista, ma tradizionalista nel senso proprio un po' retrogrado il termine, non tradizionista, perché essere tradizionista non è una cosa necessariamente sbagliata, molto retrograda, insomma, Wojtyła era così, e quindi lui vedeva nel capitalismo il fatto una cosa un po' la Las Vegas che combatteva, ecco, l'Opus Dei era esattamente questo, quindi l'affermazione del macismo, l'affermazione di tutte queste cose, e quindi la fa diventare una potenza. L'Opus Dei ha, come avviene per la massoneria, ha un livello, diciamo, quasi religioso, come in massoneria c'è gente che crede effettivamente nei valori massonici, in tutti i riti e queste cose qui, e poi c'è chi lo fa per interessi, e nell'Opus Dei funziona allo stesso modo, ci sono tantissimi membri dell'Opus Dei che probabilmente sono atei, cioè della religione non gliene può fregare di meno, però approfittano di questa rete per
per esercitare il loro potere. Ecco, scusa, fra Paolo VI e Wojtyla ci sono 33 giorni particolari nei quali invece arriva un papa che evidentemente non c'entrava niente, che è Papa Luciani, che è stato beatificato proprio in questi giorni. Com'è che è durato così poco quest'uomo? È durato così poco perché quest'uomo, che non era uno che era contro tutte queste cose, insomma era anche lui, aveva una certa dose di anticomunismo e così via, ma non accettava, era esattamente quella parte un po' più pulita della Chiesa, nel senso che uno può avere le idee che vuole, può essere anche totalmente anticomunista, sono affari suoi, però lo fa in maniera pulita, cioè lo fa in maniera onesta, e questo era Papa Luciani. Ovvero lui arriva e vede evidentemente cosa c'è dentro il Vaticano, si spaventa e dice: benissimo, qua bisogna cambiare tutto, vada Mancini, così dice, adesso tu te ne vai fuori. E poi ha bevuto un caffè di troppo. Ha bevuto, sì, diciamo, semplificando, ha bevuto un caffè di troppo, non è sopravvissuto alla cosa. Ci sono delle... in particolare un giornalista britannico, David Yallop, ha fatto una famosissima inchiesta sulla sua morte, in cui ha raccolto tantissime informazioni, in cui emerge in tutta la sua forza il fatto che sia stato avvelenato. Sì. È curioso che in questi giorni, nel giorno della beatificazione, si sia accennato a questo come una specie di teoria del complotto lontana. Sì, c'è anche chi dice che l'abbiano ammazzato, ma non è vero. Cioè, ho visto proprio una... Io mi aspettavo qualcuno che ritirasse fuori la storia della sua morte. In questi giorni invece assolutamente tutto appiattito sulla versione ufficiale. E beh, oramai con quest'idea della caccia alle fake news... che è passata, oramai le versioni ufficiali sono le uniche che sono accettabili, quindi effettivamente Moro è stato rapito dalle Brigate Rosse e da nessun altro. Kennedy è stato ucciso da Oswald. Da Oswald e così via. Tra l'altro curioso che Allen Dulles, sempre il personaggio famoso, era capo della CIA fino a quando Kennedy lo licenziò per la questione della Baia dei Porci. Quando Kennedy viene ucciso, chi viene messo a capo della commissione? Cioè la commissione Warren, era Earl Warren, era il primo degli investigatori. Il primo degli investigatori viene preso a Allen Dulles, il quale maledettamente non riesce a trovare le prove che ci sia stato un complotto per uccidere Oswald. A proposito di questo, tu citi molto spesso un altro personaggio della CIA, che è James Angleton, che io conosco perché l'ho ritrovato anch'io nel caso Kennedy. È un personaggio che ha veramente, sembra che abbia cucito le trame di tutto. Parlaci un attimo di lui, perché è un personaggio incredibile questo qua. Sì, è un personaggio che lui era anche lui un agente dell'OSS, lui era un personaggio molto importante dell'OSS, in Italia in particolare, e lui ha rappresentato durante tutta quanta la guerra fredda ha rappresentato la lotta al comunismo, cioè c'era qualcuno che impersonificava questo, era James Angleton. Lui è quello che ha dato la caccia, lui era un ossessivo, un maniaco della sicurezza, non si fidava di nessuno, e lui è quello che ha dato la caccia a tutte le spie o presunte spie sovietiche in Occidente, i famosi 5 di Oxford, che erano quelle, anzi di Cambridge, chiedo scusa, che erano i James Philby e tutti gli altri, insomma, che erano le 5 spie britanniche che lavoravano per il KGB, insomma, che erano lavoravano anche nei servizi segreti, facevano il doppio gioco nei servizi segreti britannici. Fu Angleton a dargli la caccia e a scoprirli. Aveva veramente questa ossessione, e in questa ossessione fece sì che lui organizzò tutte queste strutture come quella di Gladio in Europa in maniera efficientissima, cioè il comunismo doveva essere distrutto per quanto riguarda Angleton. E perché uno parla sempre dell'Italia, no? In Italia sono stati un sacco di stragi, ma nel resto d'Europa sono avvenute cose spaventose, in Belgio, in Germania, in Francia, Jugoslavia, in Jugoslavia. E Angleton è l'uomo che aveva messo su con grande meticolosità tutte quante queste strutture. Ecco, a proposito di Jugoslavia, tu hai dedicato diversi capitoli nel libro. Io ho notato, allora non ero, non che io sia esperto adesso, ma ero meno esperto di oggi, diciamo, però già allora mi ricordo una
determinazione quasi inspiegabile per me da parte della NATO, quindi degli americani, di disintegrare la Jugoslavia. Cioè, c'era qualcosa che andava oltre il problema del Kosovo, dell'Albania, eccetera, eccetera. Era proprio una voglia di distruggere questo Stato per quello che era. Perché, da dove nasce questa necessità, questa rabbia quasi nel disintegrare uno Stato come la Jugoslavia? La Jugoslavia è rappresentato il passaggio tra il mondo della guerra fredda al mondo attuale. Questo è stata la guerra jugoslava, era necessaria. Perché era necessaria? Beh, quando ci fu quando gli Stati Uniti decisero di farla finita con l'Unione Sovietica, Brzezinski, che era segretario di Stato di Carter, prese questa decisione, la sottopose a Carter e Carter firmò. Quando decisero questo, si pose un problema evidente. Dice: facciamo fuori l'Unione Sovietica, finisce la guerra fredda, e poi che succede? Allora, tutte le analisi che fecero le varie fondazioni think tank americani misero in evidenza una cosa, ovvero gli Stati Uniti hanno un'enorme potenza economica, hanno una potenza culturale ancora maggiore, perché uno non ci pensa mai, ma la potenza culturale degli Stati Uniti è la cosa più forte che hanno, ma tutto questo si regge perché sono la più grande potenza militare del pianeta. E questa cosa, se non si esprime in qualche modo, tutto il resto crolla. Questo se lo dicevano da soli gli americani, non è una mia analisi, è la loro analisi. Allora, per esprimere questa forza militare, gli Stati Uniti hanno bisogno in continuazione di un nemico. Avevano il nemico sovietico, che è un nemico molto chiaro, e con la fine della guerra fredda avevano bisogno di un nuovo nemico. L'idea che gli è venuta in mente era, ci sono documenti che raccontano di questo, il nemico ideale è un nemico islamico, perché il mondo islamico è un mondo sufficientemente sconosciuto come era il mondo comunista per l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, da poter raccontare qualsiasi cosa, mette una certa paura, perché poi c'era, uno si ricorda, le guerre. Mamma di turchi. Sì, esattamente, le crociate, insomma, eccetera, eccetera, quindi mette sufficientemente paura. È un mondo che è facilmente manovrabile, perché è un mondo che ha una fortissima religiosità, la società è intrisa di questa religiosità, però al tempo stesso in quel momento lì c'erano gli stati erano stati tutti quanti laicizzati a forza da rivoluzioni spesso sovvenzionate dall'Unione Sovietica, stiamo parlando della Siria, dell'Egitto, ma di un sacco di altri paesi. Quindi c'era questa, era una pentola che si poteva far esplodere volendo, e poteva rappresentare un vero pericolo, ed essendo un pericolo diffuso ovunque, consentivano agli Stati Uniti di fare un salto di qualità, non solo avere un nemico e combatterlo, ma poterlo combattere ovunque nel mondo e quindi allargare la loro potenza. Questa era l'idea. Però per fare tutto questo hanno bisogno di una base, cioè un luogo dove coltivare questo terrorismo, dove una specie di brodo primordiale dove farlo nascere, hanno bisogno di campi di addestramento, perché non è che potevano lasciare le cose al caso, no? E tutto questo deve essere principalmente rivolto verso l'Occidente, perché gli Stati Uniti hanno ovviamente come parametro l'Occidente, che è ovviamente l'Europa, no? Per poter poi esercitare la loro forza, perché gli altri paesi in qualche modo si possono controllare, l'Europa invece no. E hanno scovato in Occidente, quindi in Jugoslavia, nei Balcani, diciamo, in maniera più generica, delle enclave musulmane. C'erano in Bosnia, c'erano in Kosovo, perfino in Serbia c'è il Sanjaccato, e poi in Albania. In realtà erano aree perfettamente laicizzate, per cui l'islamizzazione era minima, dove però c'erano in passato, c'erano stati dei focolai di fondamentalismo, specialmente in Bosnia, perché durante la Seconda Guerra Mondiale c'era stata una parte di Bosnia che avevano collaborato con i nazisti per combattere i serbi e combattere i comunisti, che erano gli infedeli per antonomasia. La Bosnia poteva servire tranquillamente, era al centro d'Europa, quindi se io devo mandare terroristi in giro per l'Europa è perfetto, perché da lì arrivano in un attimo.
se devo reclutare terroristi, i terroristi europei sono molto più efficienti, cioè i vari islamici che ci sono in Europa che vanno lì in Bosnia e il tragitto è breve ed è tutto quanto molto più funzionale, riesco a gestire tutta quanta la cosa, quindi ho bisogno della Bosnia, ho bisogno del Kosovo, ho bisogno dell'Albania. E proprio quindi il terrorismo islamico nasce qui, non nasce come dice la Vulgata in Afghanistan, nelle grotte. Nasce lì. E il problema è che la Bosnia e il Kosovo facevano parte di uno stato che si chiama Jugoslavia, e quindi c'era questo problema, bisognava far saltare la Jugoslavia. Allora si prepara, ma per tempo, sto parlando dall'inizio degli anni '80, dopo che muore Tito, inizia la preparazione delle guerre civili jugoslave, inizia attraverso la Jugoslavia viene strozzata letteralmente al Fondo Monetario Internazionale con i debiti, gli si obbliga a fare politiche assurde contro la propria popolazione, si cerca di spingerli a fare politiche ipercentralizzate in maniera tale che la Jugoslavia, essendo una Repubblica federale, le varie entità federali potessero aver voglia di staccarsi, eccetera, eccetera. Si fa pressione perché quella pentola piano piano incominciasse a bollire e poi esplodesse in qualche modo, e questo accade nei primi anni 90. Però c'è un problema: una guerra, per essere condotta, ha bisogno di armi e ha bisogno di munizioni. Le armi le puoi anche mandare una volta sola, ma le munizioni devono arrivare in continuazione, se no la guerra dopo un po' si gioca con le freccette, non si può fare come adesso con l'Ucraina, esattamente. E quindi l'unico, diciamo, lato accessibile alla Jugoslavia facilmente è il Mar Adriatico e il confine friulano. Quindi era necessario l'appoggio dell'Italia, cioè, senza l'Italia la guerra jugoslava non sarebbe mai stata. In più, queste cose non possono avvenire alla luce del sole, devono per forza avvenire attraverso traffici clandestini, non puoi far arrivare le armi in maniera illegale alla luce del giorno, no? Bolletta di consegna. Esattamente, e quindi c'era bisogno di utilizzare queste rotte, e sono le rotte che di solito vengono utilizzate dalla mafia. Quindi c'era bisogno della collaborazione dello Stato italiano e della mafia italiana. Mafia intesa in senso largo, sì. La Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, tutta la mafia italiana. E in questa, mentre c'era la spinta per fare questo, cioè si stava... da una parte l'Unione Sovietica stava per crollare, dall'altra la Jugoslavia stava per esplodere, che succede? Che un gruppo di magistrati che si trovano a Palermo incominciano a fare sul serio e fanno saltare quell'accordo, oramai all'epoca era quarantennale, insomma più che quarantennale, dei Italy Project tra lo Stato italiano e la mafia. E questo non va bene. Perché... c'è un ultimo capitolo, un'ultima intervista nel tuo libro che tratta proprio di questo, giusto? Sì, in realtà ci sono vari capitoli, sì. Perché poi ci sono le stragi di Falcone e Borsellino, ci sono un sacco di cose. L'ultimo capitolo è l'intervista a un ex colonnello dei Carabinieri, colonnello Riccio, che ha una storia incredibile, perché lui è stato braccio destro di Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo, alle Brigate Rosse, è stato a Roma quando c'è il caso Moro, è stato chiamato dalla Chiesa quando lui si è trasferito in Sicilia per combattere la mafia, e ha continuato a fare questo, ed è una persona onesta, cioè una persona che realmente combatteva queste cose, solo che si trovava ogni volta di fronte a un muro, e il muro non era il muro era tutto, il muro era un muro di magistrati, un muro di carabinieri, un muro di servizi segreti, un muro della CIA, cioè ogni volta si trova di fronte questo Moloch. E lui, nonostante tutto, ha continuato a fare il suo dovere, è riuscito quasi a far catturare Provenzano e non l'hanno voluto catturare, nonostante fosse lì, cioè immaginate, c'è Provenzano, dice, beh, prendiamolo, no. No, andiamo prima a far benzina. Esattamente. Quindi non è riuscito a fare nulla, cioè una frustrazione unica. Non solo non è riuscito a fare nulla, ma a un certo punto i nostri carabinieri, anzi i nostri magistrati, l'hanno messo sotto indagine. Certo. Cioè, dovevo subire un processo e i carabinieri sono entrati a casa per sequestrargli tutte le carte che c'erano a casa. Quali erano queste carte? Erano le confessioni di un boss mafioso che raccontava tutte queste cose che lui aveva tenuto. Lui era il suo... era il suo confidente, cioè quello a cui il mafioso raccontava le cose che lui aveva trasmesso alla magistratura,
che però non erano mai arrivate da nessuna parte. Allora lui si mangiava tutti questi foglietti che aveva nascosto ovunque, tant'è vero che nemmeno lui si ricordava dove stavano, erano nascosti benissimo, addirittura alcuni vicini di casa, alcune persone avevano preso pezzi di questa cosa. Quindi i carabinieri cosa vanno a cercare? Vanno a cercare questo, cioè vanno a cercare le prove per farle sparire, ed è la follia tutto questo. Nonostante tutto quanto questo, lui alla fine recupera tutto quanto, al suo processo vince il processo, perché era un processo totalmente assurdo, e però non lo fanno testimoniare a nessun processo sulla trattativa da nessuna parte, finché alla fine un magistrato virtuoso che si trova a Reggio Calabria, che sta indagando, sta mettendo, ha messo su un processo per l'uccisione di due carabinieri, lui scopre questa rete, dice benissimo, bisogna chiamare Riccio a testimoniare, e Riccio va lì e testimonia per giorni e racconta queste cose. Peccato che i nostri media non siano interessati. Molto più importante la classifica del campionato. Riassumendo, abbiamo questa piovra, ormai è chiaro, che ci entra dappertutto, a partire dalle stesse istituzioni. Come si esce? Ovviamente non in tre giorni, ma con quale processo storico si può uscire da una situazione del genere per avere finalmente un giorno una nazione sovrana e indipendente? Se mai la cosa è possibile, secondo te? Allora, questa piovra purtroppo dentro il nostro paese, al di là della criminalità organizzata, ha una serie di cose stratificate, ha quello che si chiama Deep State, cioè la nostra amministrazione, che in parte è contaminata, ai nostri servizi segreti che sono più che in parte contaminati, anche se non sono tutti i nostri servizi segreti così, ci sono varie fazioni, però diciamo la fazione americana è molto potente al loro interno, e poi ci sono tutta una serie di altre istituzioni, i media, tanti giornalisti purtroppo, consapevoli o inconsapevoli? Io credo sia consapevoli, cioè molti giornalisti consapevoli. E poi ci sono, non so, le nostre forze armate, e ci sono i nostri politici. Cioè esiste una parte della politica che purtroppo, non tutta, che purtroppo è legata, proprio legata a questo Italy Project. Allora, intanto bisogna essere coscienti di questa cosa, quindi intanto bisogna conoscere la storia, cioè la consapevolezza è fondamentale, bisogna passare per la conoscenza, quindi cercate di imparare questa storia qui, cercate di comprendere che cosa è stata la storia del nostro paese, quella reale, perché queste cose sono avvenute e chi ha provocato queste cose. Se uno impara tutte queste cose, intanto smette di votare certi politici, è già un passo avanti. Non è la soluzione, ma è già un passo avanti, perché poi i politici fanno le leggi e magari possono incominciare a fare delle leggi che sono utili per combattere questa situazione. Dopodiché io credo che la difficoltà di staccarsi dai Stati Uniti d'America sia enorme, perché chiunque ci ha provato ha fatto una pessima fine, però chiunque ci ha provato è sempre stato isolato, nel senso non c'era consapevolezza. Quando è morto Mattei, nessuno si immaginava che la sua morte potesse essere legata, o quantomeno pochissimi hanno denunciato la cosa che era legata agli Stati Uniti e così via. Quando è morto Moro, solo dopo qualche anno si è incominciato a parlare del ruolo degli Stati Uniti nel caso Moro. All'epoca erano Brigate Rosse, cioè all'epoca non si aveva coscienza di quello che erano Brigate Rosse, non si aveva coscienza di quello che era Prima Linea, non si aveva coscienza di quello che erano i NAR. Quindi queste morti sono potute essere anche perché non c'era conoscenza da parte della popolazione, quindi abbiamo accettato queste cose come degli episodi brutti, però episodici, esatto. La morte di Rostagno, la morte di Peppino Impastato, la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, tutte queste cose sono legate tra di loro, la morte di Calipari in Iraq, eccetera eccetera, tutte vicende che sono state sempre trattate singolarmente. In alcuni casi è stato detto, beh,
è una cosa casuale. Il suicidio di David Rossi a Siena, nel Monte dei Paschi, cioè, si racconta anche di questo, certo, è legato a tutta quanta questa vicenda. Cioè, tutte cose prese in maniera isolata, in alcuni casi attribuite al caso, attribuite se sono suicidi, depressioni, cose varie, oppure omicidi legati, boh, ma beh, quello sono morti in Somalia, quindi sono stati somali, ma forse non sono stati somali, sono stati italiani, però quelli deviati, non... cioè si è sempre buttata, come si dice a Roma, in caciara, cioè non si è mai definito, non si è mai messo a fuoco la cosa, e quindi si potevano permettere qualsiasi cosa, cioè se tu sai che gli altri non sanno, ti puoi permettere qualsiasi cosa e fingere suicidi, fingere omicidi magari fatti da un matto oppure fatti da una formazione terroristica, e nessuno va mai alla fonte. Allora, se tutti fossero coscienti di questa cosa, sarebbe molto più complicato. Certo. Sarebbe molto più complicato, ma come fa l'opinione pubblica? Gli stessi giornalisti avrebbero difficoltà a descrivere qualche cosa a cui nessuno crede, perché tutti andrebbero a leggere altri giornali, a vedere altre trasmissioni televisive o anche su televisive in televisione o su internet. Cioè, nessuno darebbe più credito a quelle cose lì. Sì, che poi la cosa che dicevo sempre io, quando mi dicevano, quando mi davo da fare sull'11 settembre, no? Faccio 3 documentari, addirittura mi dicevano, ma basta, insomma, cosa insisti? E io dicevo, è importante, non tanto per scoprire chi è stato, perché tanto Cheney non andrà mai in galera per questa roba qui, figurati, ma perché siamo un pochino più svegli in futuro se per caso provassero a fare una cosa simile. Quindi la presa di coscienza del passato è semplicemente utile a impedire che nel futuro le cose... Quindi lentamente si presume che, con la stessa lentezza con cui siamo stati coperti da questa marea di melma che è arrivata negli ultimi 60 anni, con la stessa lentezza ma costanza si spera che la presa di coscienza lavi lentamente via questo, fino a che, come dici tu, nel momento in cui la popolazione è cosciente di un problema, quel problema scompare automaticamente, perché non può più stare in piedi. Esattamente. Ti ringrazio, penso che la prossima sarà di nuovo a distanza. Comunque sia. Mi ha fatto molto piacere anche incontrarti di persona. Posso ricordare come si fa ad avere il libro? Certamente. A parte, lo dico io perché ormai lo so. Scrivete una mail a francofracassi1@gmail.com e chiedetemi le istruzioni per mandarvelo, perché tu i libri li mandi solo ad persona, magari anche con la dedica. Sempre con la dedica. Giusto, ecco, perfetto. L'ho imparato anch'io. Grazie ancora, arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao a tutti.